Italia Coraggio è l'iniziativa ideata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, per raccontare quanto fatto sino ad ora dal governo. A Bolzano il compito è toccato a due parlamentari del Partito Democratico, la bolzanina Luisa Gnecchi e il campano Luigi Famiglietti, componente della Commissione Affari Costituzionali. Iniziativa che è coincisa anche con l'avvio dei tavoli programmatici per Bolzano in vista delle elezioni comunali del maggio prossimo, tavoli attraverso i quali verranno approfondite tematiche importanti per la città, coinvolgendo il più possibile i suoi abitanti. Noi vogliamo costruire insieme alle cittadine e ai cittadini il programma per la città di Bolzano da qui al 2020, quindi definire insieme, condividere insieme valori, finalità e priorità. Quale sarà il volto di Bolzano fra 5 anni? Quali sono le cose su cui vogliamo lavorare? Non vogliamo deciderlo in una camera, nelle nostre segrete stanze, ma vogliamo farlo insieme alle persone che la città vivono, che nella città lavorano e che sanno, conoscono quelle che sono i veri problemi, le vere esigenze e anche le grandi opportunità che Bolzano ha. Per i vertici del PD quella odierna è stata anche un'occasione per replicare al leader della Lega, Matteo Salvini, che nel suo tour altoatesino aveva criticato in un poco il Partito Democratico. Salvini è bravissimo a parlare per slogan, noi invece lavoriamo giorno per giorno per il Paese. Oggi siamo qui in questa iniziativa nazionale per dire tutte le cose che sono state fatte dal nostro governo, da Matteo Renzi e dal nostro governo in questi anni. Stiamo cambiando l'Italia e il nostro lavoro quotidiano si fa e si farà anche a Bolzano.